Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andrò a provare la bottiglia della Mars, uno dei quattro prodotti che ho preso al negozio USA Shop a Palermo. Adesso metto l'immagine sopra pressione. USA Shop lo trovate a Palermo, metterò anche in descrizione anche il link della sua pagina Facebook. Sì, nell'immagine leggerete Mars Milk, ma assolutamente la stessa cosa perché è palese che sicuramente è una cosa tipo fatta stile, un po' come la Nesquik. Vi sono anche le MEMS, le Smart MEMS e così via, che proverò poi nei prossimi video più avanti, ovviamente. Oggi andiamo a provare questo, ovviamente non la berrò così perché sinceramente non ne vedo il caso, magari per i fatti miei sì. L'apro direttamente per il bicchiere, per far vedere la colorazione, sicuramente sarà al latte, sicuramente. Sì, era meglio che non uscivo il tappo perché tanto andiamo ad aprire. Ah, che andava comunque aperto così perché c'è il tappuccio qui anche. Quindi non avrei concluso nulla facendo in quel modo. E allora, se riesco ad aprirla. Sì, già vedo la colorazione che è palese, che è latte. Si può anche notare. Sicuramente il marzo è fatto tipo stile latte. Qui c'è un altro pezzettino. Ok, perfetto. Come sempre non vedete in video forse, ma qua sotto c'ho sempre la famosa tovaglia. E niente. Palesemente vedete che è colorazione tipo di Nesquik, cioccolata, cose del genere. Provo fattiva, non ho ancora provato la prova fattiva. Odore sia di Mars che tipo di cioccolata, Nesquik tipo. Andiamo ad avversare. Era palese che comunque fosse tipo cioccolata. Adesso allontano, così vedete da lontano. Ci vedete nel bicchiere. Non so se riesco a farlo vedere bene. Più di così non posso perché altrimenti cadrebbe per terra. Proviamo. Cosa sembra? Sì, buono. È buono. Sembra Nesquik misto al Mars. Non c'è scritto nulla riguardo, non ho letto nulla riguardo qui. No. Mettiamo la bottiglia qua. Niente di chissà che, diciamo che poteva essere più buono, secondo me sì. Un voto un po' più basso rispetto ad altri che ho dato comunque, questo sarà. Voto finale. Allora, non è niente di eccezionale e mi aspettavo forse un po' di meglio come sapore. Si sente sia un po' il Mars, ma anche tipo sembra Nesquik. Il mio voto finale per questo prodotto è 7, no, 7 e mezzo, sì, direi 7 e mezzo, tra il 7 e l'8 perché non ce l'ho detto, io non voto superare l'8 perché non ha un sapore chissà che, quindi direi il voto finale per questo di qua 7 e mezzo. Ve lo consiglio, però non è una cosa molto eccezionale, sinceramente. Quindi 7,5 è il mio voto finale. Va bene, se il video vi è piaciuto, mi lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!